Nella vostra missione, voi vi rivolgete direttamente alle aziende che non conoscono le opportunità che possono essere aperte dall'utilizzo dei finanziamenti pubblici, dal livello regionale a quello comunitario. Per quanto riguarda i fondi sull'economia circolare e quelli europei in genere, il grado di consapevolezza delle aziende italiane è maggiore o minore rispetto ai fondi nazionali e regionali? Ma diciamo su quelli europei oramai c'è un grado di consapevolezza abbastanza elevato. Ci sta sicuramente una barriera d'ingresso maggiore rispetto a quelli regionali e nazionali, non fosse altro che sono progetti che devono essere presentati direttamente alla Commissione europea, devono essere scritti in inglese e spesso e volentieri sono collaborativi, vuol dire che sono progetti che richiedono mettere in piedi dei consorzi di più partner da più paesi diversi che complementano le competenze uno con l'altro, che diciamo insieme portano avanti il progetto fino ad arrivare a un risultato soddisfacente per tutti. Ci sono realtà che sono già abbastanza pronte e preparate, altre che ci stanno andando, altre che ancora diciamo hanno un po' di strada da fare. Indubbiamente dal punto di vista delle opportunità che danno i finanziamenti della Comunità Europea, progetti nell'ambito dell'economia circolare sicuramente richiedono un aspetto collaborativo e in un certo senso sono anche più facilitati rispetto ad altri progetti, che intendo dire che le aziende complementano l'una con l'altra non solo in termini di competenze, ma anche in termini proprio di posizione nel ciclo diciamo, di trattamento delle materie, al contrario di altri progetti dove a volte c'è il rischio di trovare dei concorrenti. Quindi sono progetti perfetti per essere realizzati in ambito europeo perché diciamo, le collaborazioni portano valore. Indubbiamente c'è un po' di strada da fare nel creare consapevolezza sulle opportunità e nel, come dire, aiutare le aziende a fargli fare quel passaggio culturale che spesso e volentieri, soprattutto le aziende italiane, quelle più diciamo, che vengono di impianto familiare, hanno la difficoltà nel potersi aprire verso collaborazioni diciamo, verso l'esterno. Dal punto di vista di finanziamenti pubblici della Comunità Europea, che non sono chiaramente finanziamenti che mirano a investire in un'azienda, ma investono in un progetto, c'è da dire che sono stati fatti notevoli passi in avanti per rendere tutta la procedura sicuramente più friendly rispetto a quello che era qualche anno fa, quindi anche a livello burocratico è più semplice accedere, ma ci sta una maggiore difficoltà, se vogliamo, nell'ambito proprio concettuale, nel mettere in piedi il progetto che abbia un certo appeal per quelli che poi sono i valutatori. Sicuramente si può fare di più, come dicevo, forse a livello italiano c'è ancora un po' da lavorare in termini di normative, nel facilitare da un punto di vista non meramente di finanziamenti pubblici, ma proprio di ambiente lavorativo, le aziende nel favorire questo processo. Sono i settori industriali che potrebbero beneficiare maggiormente dei fondi europei per l'economia circolare. Ma ce ne sono molti, in realtà, essendo economia circolare, trattando, diciamo, diverse posizioni nella value chain. Quello che è un discorso di economia circolare, ci possono essere aziende che lavorano nel settore della chimica, manifatturiero, dei metalli, del riciclo, quindi in realtà i settori che sono toccati da questo discorso sono molteplici, non ce n'è uno che è maggiormente favorito. È fondamentale il fatto che in ogni progetto ci siano i diversi attori che poi in qualche modo chiudono il cerchio all'interno di questa economia circolare che si vuole creare. Che ruolo può avere la progettazione, l'accesso ai fondi per favorire appunto l'innovazione? Siamo arrivati ormai alla consapevolezza che l'accesso ai finanziamenti pubblici deve essere considerato uno step nel processo dell'innovazione e non, diciamo, il più importante, sicuramente un punto importante in quanto qualsiasi processo di innovazione richiede un finanziamento, ma è uno step nel processo. Spesso e volentieri le aziende, anche le realtà più consolidate, hanno un processo di innovazione completamente frammentato, non strutturato. Ed è quello che manca principalmente alle aziende italiane, una consapevolezza che il processo di innovazione deve essere portato avanti in maniera sistematica. All'interno di questo processo l'accesso ai finanziamenti pubblici e o privati è uno dei punti per poter poi portare avanti il processo stesso. Nell'ambito dell'economia circolare questo avviene così come in altri settori.